Salve a tutti da Stefano GT e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Oggi proverò una Golf GT un po' particolare. Ha una preparazione Stage 3 Plus da circa 450 cavalli e rigorosamente con cambio manuale, oltre a un assetto totalmente settato per l'utilizzo track day. Scopriamola nei dettagli. Parliamo un po' della preparazione di questa Golf GT, come sempre a partire dal motore. Abbiamo una preparazione Stage 3 Plus, che comprende in primis la sostituzione del turbo. In questo caso abbiamo una IS38 maggiorata TFS 470 di turbo flash e tutto il classico contorno che viene effettuato su queste Golf. A partire dallo scarico abbiamo uno scarico completo con downpipe da 76 mm scatalizzato, un centrale libero e un finale silenziato di Ragazzon. Per il resto abbiamo aspirazione completa da Racing Line con i relativi manicotti inlet e muffler delet, un intercooler completo dell'Airtec con i relativi giro tubi, poi abbiamo il recupero Vaporioli sempre della Racing Line e ovviamente c'è una bellissima mappa motore. Per quanto riguarda la potenza che raggiunge quest'auto, come abbiamo detto prima, dai 430 ai 450 cavalli in base alla tipologia di benzina. Come detto prima abbiamo un cambio manuale, quindi non c'è il DSG e ovviamente non c'è la mappa cambio. Abbiamo un cambio a 6 rapporti con frizione bidisco per supportare l'enorme coppia erogata da questo 2.4 cilindri turbo benzina Gen 3. Per il resto, come detto prima, l'auto ha un assetto totalmente dedicato per l'utilizzo track day. E non solo l'assetto. Partiamo da un Bilstein B16 totalmente ritarato su specifiche del proprietario. Un impianto frenante serio, abbiamo un AP Racing con 6 pompanti e dischi su campana scompolibile da 362 mm baffati, dei bellissimi cerchi Thomason da 19, argento che si abbinano benissimo alla carrozzeria bianca della GT, al posteriore il classico 310 originale, poi ovviamente barre anti-rollio anteriori e posteriori, l'auto è stata curata molto sull'estetica, abbiamo un estrattore posteriore TCR, le minigonne e tutti gli altri dettagli nero opachi sono stati fatti nero lucido, vetri oscurati al posteriore e un piccolo spoiler sull'alettone posteriore. La macchina è veramente curata nei dettagli, veramente spettacolare, un ottimo detailing come piace a me. Però, devo dirvi la verità, non ho mai provato una GT con questi cavalli con cambio manuale. E ora la porteremo su strada. Andiamo! Ragazzi, eccoci qui a bordo di questa fantastica Golf GT, una facelift rigorosamente con cambio manuale. Abbiamo, come abbiamo detto prima, una preparazione Stage 3 Plus, turbina TFS 470, quindi un ottimo compromesso di coppia bassi e medi regimi con il giusto allungo. Ovviamente un medium boost, quindi manteniamo molta affidabilità sull'auto, coppia bella piena e questo cambio manuale che è veramente spettacolare. Ovviamente frizione bidisco, pedale molto molto duro. Sembra strano ritornare dopo tantissime GT che ho guidato con cambio DSG e ritornare sul manuale. Nel 2019 feci quel confronto tra DSG e manuale e ho sempre detto che a chi piace il manuale è molto divertente. Ovviamente a livello di coppia si deve stare un po' più attenti perché sul cambio manuale può saltare la quarta marcia e si deve stare un po' più attenti. Qui giusto compromesso, va molto molto bene. Abbiamo i controlli attivi, siamo in normal, l'auto in modalità sport, iniziano anche i pops and bang, ci passiamo subito. Ovviamente auto molto impostata per l'utilizzo track e strade di montagna, un assetto Bilstein B16 veramente divertente. Sentiamo. Auto molto ma molto pronta, la sento molto reattiva. Complimenti per l'elettronica perché, ecco, appena scalo, metto la terza, sentiamo i pops and bang, rilasciamo. Dai, va molto molto bene. Mi piace, l'impianto frenante ci voleva perché si sente il volano, molto reattiva, vedete, appena ci do un po' sul gas, va molto molto bene. Mamma mia.
l'assetto. Allora, un Visten B16 totalmente ritarato. Stacchiamo i controlli, altrimenti l'auto taglia, come possiamo vedere. Ovviamente siamo gli oltre 500 Nm di coppia. Trazione anteriore, abbiamo delle Michelin Pilot Sport Cup 2, quindi stesse gomme che ho anch'io sulla mia GT, molto importanti su un'auto a trazione anteriore con tutta questa cavalleria. Mamma mia ragazzi, è tutta un'altra auto. In pratica la preparazione motoristica è la stessa che ho io, ma a livello di telaio, impianto frenante, siamo su un altro livello. Ovviamente in molti mi avete sempre consigliato di aggiornare questi due aspetti, assetto e impianto frenante, ma vi ripeto, per un uso totalmente stradale andrebbe bene l'impianto frenante originale. Ovviamente non ci faccio un utilizzo track. Qui il proprietario, che ringraziamo per la prova, Davide, avete il suo tag su Instagram per seguire tutti i suoi lavori su questa GT. Una preparazione di circa 20.000 euro, ci sta, perché comunque è stato migliorato l'assetto di impianto frenante, che è, diciamo, la pecca di queste hot hatch di Volkswagen. Giusta preparazione al motore, vedete, molto lineare. E niente. Mamma mia. Allora, impianto frenante nella prima fase è molto più aggressivo. Sento solo un po' che l'auto si punta tutto davanti, ma secondo me si risolverà facilmente andando a installare disco e distanziale sul posteriore per bilanciare un po' più la frenata. Però per il resto l'assetto, questo B16, nell'utilizzo, eccoli qua, nell'utilizzo comfort lavora molto bene. Vedete, anche sui dossi c'è una risposta ottima degli ammortizzatori. L'auto, precisiamo che è molto bassa, come abbiamo detto prima, medium boost. Ovviamente l'auto non è spinta come la mia, perché io ho scelto un'erogazione un po' più spinta. Ovviamente sono, come avete potuto vedere, oltre i 2 bar turbo. Qui, per preservare un po' il cambio e tutto, anche per l'utilizzo track, quindi quando si va a spingere per diversi giri in pista, un medium boost vi aiuta meglio a uscire di curva, perché troppa coppia, l'auto sgomma, non abbiamo il differenziale autobloccante, quindi avremo soltanto troppo sotto sterzo. Prontissima. Mamma mia. Vai, vai. Dai, veramente ben bilanciata. Mai scalata, questi bellissimi box sono veramente divertenti. Il proprietario ha installato un volante della TCR che all'inizio ti fa confondere un po'. Sembra che stai guidando un'auto con il cambio DSG, perché ci sono le palette, ma abbiamo la leva del cambio qui a noi sul tunnel. Andiamo un po' più di gas. Vedete? Erogazione lineare su questo turbo TFS 470. A me sgomma tantissimo, con le stesse gomme, è una scelta giustamente del proprietario proprio per l'utilizzo track. Un'uscita di curva, meno sottosterzo, poi l'assetto ci sta, dai. Pensando subito, farei anche io un upgrade su assetto impianto frenante. Stiamo parlando di poco più di 4.500 euro, perché poi ci vuole anche la ritaratura degli ammortizzatori, molto lavoro sul bilanciamento, convergenza e il tutto. I cerchi 19 però pensavo che si sentissero un po' di più, invece non è male. Dai, come detto prima, una preparazione da circa 20.000 euro. Quando provai il GT TCR rosso, su cui era stato lavorato anche lì l'assetto con un Hollins, il stesso impianto frenante di questo qui, cambiava giustamente un po' la pinza, ma siamo lì, ho notato questa netta differenza di guidabilità già a partire dallo sterzo, molto differente rispetto a un'auto totalmente stock. Quindi si cambia molto il carattere di queste auto, che nascono giustamente per un utilizzo più confortevole, un po' più da dritto. Tutti dicono che le VAG non fanno le curve, ma certo di serie non le fanno, ma con i dovuti accorgimenti sull'assetto, geometria e tutto, si trasforma nettamente l'auto. Dai, come sempre, se vi è piaciuto lasciate tantissimi like e commentate con le vostre opinioni al riguardo. Un saluto da Stefano GT e ci vediamo al prossimo video. We'll be right back.